Com'è che psoa? No, vado a pegare. Marcelo Rebelo de Sousa è, secondo i sondaggi, il favorito per essere il prossimo presidente del Portogallo. Essere stato un commentatore televisivo per diversi anni lo ha reso molto popolare e Rebelo de Sousa non ha avuto bisogno di altro come campagna politica per lanciare la sua candidatura alle elezioni che sta preparando da anni. Rebelo de Sousa non è il candidato ufficiale del Partito Socialdemocratico che ha contribuito a fondare, ma ha il sostegno del partito e anche del Partito Popolare. Se vincerà le elezioni, dovrà lavorare con un governo sostenuto da partiti di sinistra. In uno dei tanti viaggi che ha fatto durante la campagna, l'ex leader del PSD ha detto che, se eletto, ha intenzione di cercare di stabilire un ponte tra le fazioni emerse dall'ultima crisi politica. Pensare che io penso. Senza rinunciare alle mie È idee, probabile che cercherò di non discriminare il governo. non irei creare Non voglio creare problemi, problemi, né la minima instabilità o disturbo all'azione del governo. E cercherò di fare in modo che la base che sostiene il governo, che come sappiamo è molto complicata e fondata su accordi parlamentari, rimanga solida. E che cosa pensa in merito alle misure adottate dal governo, in particolare quelle prese per allentare in qualche modo l'austerità? In certa forma attenuare alcune delle misure d'austerità. Há uma parte che mi parece che è non Da un giusta. lato mi sembrano molto corrette. E come mai? Perché i portoghesi hanno inevitabilmente sofferto molto negli ultimi anni per superare la situazione finanziaria del paese. Non era possibile imporre più sacrifici di quelli che hanno già affrontato. D'altra parte, ciò richiede un grande equilibrio per evitare una deriva finanziaria. Lei ha detto che come presidente desidera essere un arbitro. In quali situazioni potrebbe mostrare il cartellino rosso a questo governo? Nella mia interpretazione della Costituzione, lo scioglimento del Parlamento è giustificato se c'è una crisi grave nel corretto funzionamento delle istituzioni. Il governo con il Parlamento, il governo con la magistratura, il governo al suo interno e il governo con il Presidente. Non teme disaccordi tra i partiti di governo che hanno posizioni diverse su varie questioni? È evidente, come ho detto, che questo governo tem due Chiaramente compatibilità. questo governo ha due sfide difficili. Una è quella di avere allo stesso tempo giustizia sociale senza causare problemi alle finanze pubbliche. Non ter problemi nella sua base L'altra è politica. quella di evitare problemi alla sua base politica. Questo E è nel sentito che io lavorerò. è quello che mi aspetto e È che voglio. non haja essa crisi Lavorerò politica per evitare una frattura tra coloro che sostengono il governo, se houver, perché se altrimenti ciò esiste porterebbe a una nuova una crisi nuova crisi. politica. Marcelo Rebelo de Sousa ha fatto una campagna politica molto informale. Come ex giornalista e commentatore televisivo, conosce bene ciò che funziona per i media e per il pubblico. Oh,